Buongiorno e bentrovati a tutti voi cercatori di luce e di verità attraverso la parola di Dio. Chi pretendi di essere? È insomma una domanda provocatoria che i giudei rivolgono a Gesù nel brano che abbiamo appena letto o magari ascoltato. Chi pretendi di essere? È una domanda che va al cuore dell'identità di Gesù. Gesù risponderà a questa provocazione molto forte, interiore, che va all'essenza del suo essere. Risponderà con l'ultimo versetto. È interessante che i giudei, sul tema della morte, insomma, dicono a Gesù che in realtà sono certi che lui ha un demonio. Prima, diciamo, glielo dicono in forma di domanda. Forse non diciamo bene quando diciamo che sei un samaritano e che hai un demonio? Ma poi quando Gesù dice questa parola forte sulla morte, chi crede in me non vedrà la morte in eterno, allora loro si convincono. Ecco, adesso siamo certi, hai un demonio. Demonio inteso in questa versione giovannea come il padre della menzogna. Quindi stanno accusando Gesù di dire delle bugie. Chi crede in me non morirà in eterno. Stai dicendo bugie, perciò hai un demonio. Demonio, padre della menzogna, e tu che dici le bugie sei il figlio di questo padre della menzogna. Ma è interessante perché poco prima di questi versetti è Gesù che accusa i giudei di essere figli del padre della menzogna, perché non credono in lui. E loro rimangono un po' così, no? Sbilanciati. Noi abbiamo come padre, siamo figli di Abramo, noi abbiamo un solo padre che è Dio. In realtà Gesù li smaschera e dice: voi siete figli del padre della menzogna, perché siete dei menzogneri. Dite voi le falsità. Non siete nella luce di Dio, perché Dio è verità. Ecco dove si gioca, no? Diciamo la discussione. Verità, menzogna. Chi è dalla verità? Chi vive della verità? E chi invece vive della menzogna? È un tema oggi molto importante. Quella domanda che i giudei rivolgono a Gesù ci riguarda. Chi credi di essere? Chi pretendi di essere? Ancora forse ci lasciamo ingannare dal padre della menzogna, raccontando chi in realtà non siamo? Che giudizio diamo di noi stessi? In che modo ci mostriamo agli altri? Sotto i segni evidenti della verità o sotto la parvenza della falsità? Beh, è una domanda che lascio anche alla vostra riflessione. Ha detto Gesù che chi crede in lui non vedrà la morte in eterno. E questo è il passaggio fondamentale che ci accompagna fino alla Pasqua. Chi crede in Gesù, la morte non è in eterno. In eterno c'è la vita, cioè c'è l'essenza stessa di Dio, la vita eterna, l'eterno presente. È un brano questo che ci mette di fronte all'identità più piena di Gesù e apre uno squarcio sull'eternità di Dio. Prima che Abramo fosse, io sono. Ecco, Gesù rivela l'essenza stessa di Dio, che è quella dell'essere costantemente presente. Io sono, io ci sono. E Dio, badate bene, è sempre all'opera nella storia. Non è che Dio è intervenuto all'inizio della creazione,
liberando il popolo di Israele, mandando il suo figlio e aspettiamo la fine del tempo. No, Dio costantemente agisce ed opera nel nostro presente, perché Lui è l'eterno presente. Mentre per noi c'è la cadenza temporale, ieri, oggi, domani, in Dio c'è un eterno presente. In Lui non c'è spazio, in Lui non c'è tempo, Lui c'è sempre. E con questa grande fede, in questa parola, che vogliamo vivere questi giorni con grande speranza. Io sono, io ci sono. Accogliamo nel nostro cuore, nella nostra mente, apriamo il nostro spirito all'eterna presenza di Dio. Gustiamo questa sua presenza nel più intimo di noi stessi e possa questa presenza di Dio in noi condurci alla vita eterna. Grazie.